storia della Tela Olona è una storia che è una scommessa, in pratica nasce dal restauro dell'Amerigo Vespucci. Ho chiesto così per curiosità tutto il materiale dismesso se si poteva vedere. Sono andato alla Spezia, ho visto queste vele, uno spettacolo magnifico perché c'è un magazzino pieno di storia e ho proposto appunto di riutilizzarle. In che modo? Fare un contenitore che sarebbe stata una borsa, una sacca. Pochi avrebbero scommesso. E invece le sacche ci hanno permesso di essere visti in tutto il mondo. Da un'idea di riciclo alla nascita di un prodotto di successo. Ecco la storia di queste borse vendute in Italia e anche all'estero. Gadget e oggetti di ogni tipo, insieme ad un'intera linea di abbigliamento con il marchio della Marina e i brand dei vari corpi dell'arma, simboli carichi di storia e valore, finiscono stampati su magliette e cappelli. Sembra quasi che siano sviliti. Non significa svilirli, soprattutto perché i marchi, gli emblemi vanno ricordati, vanno riportati alla memoria. Quest'anno il motto che contraddistingue è uno dei nostri prodotti editoriali, il calendario della Marina. Ha come motto ricordare il passato per costruire il futuro. Quello che noi vogliamo fare, utilizzando il brand, i marchi e gli emblemi Marina Militare, è ricordare il nostro passato, il nostro glorioso passato di 150 anni di storia, per poi costruire un futuro migliore. Insomma, una grande operazione di valorizzazione dei brand militari ormai entrati a pieno titolo tra i beni di consumo. Un'operazione gestita da Difesa Servizi S.p.A. che non mira solo ad un ritorno d'immagine, ma che produce soprattutto utili. Dal 2011 in poi, quindi quando le risorse recuperate erano zero, nel giro di questi anni abbiamo restituito alle Forze Armate quasi 70 milioni di euro. A me piace dire che è innanzitutto un'intuizione, è un'intuizione che ha messo insieme le potenzialità della difesa e le esigenze che sono quelle di recuperare risorse aggiuntive al bilancio della difesa, in particolare in una fase in cui le risorse scarseggiano e i bilanci vengono tagliati. Ricapitoliamo, 70 milioni di euro di introiti in appena 6 anni, soldi che arrivano anche dalla valorizzazione commerciale dei marchi militari. Se allora si è riusciti a fare tutto questo nel mondo delle forze armate, perché per esempio non farlo anche in quello dei beni culturali, per cui siamo ben più famosi nel mondo? È un problema di mentalità. Ovvero l'idea di trasformare un manufatto culturale in un simbolo, in un'immagine da riprodurre in una maglietta, piuttosto che in un ombrello, piuttosto che in una tazza e metterlo in vendita, svilisce il valore culturale di quel bene. Non è così. Allora,